Inaugurata la stele con la poesia Primavera de Massa, il Parco dei Quercioli diventerà Parco del Dialetto. Parcheggi, strade, verde e uffici alla stazione di Massa, l'amministrazione riavvia il procedimento di pianificazione. Trasporto pubblico, la Corte di Giustizia giudica regolare la correttezza di Autolinee Toscana alla gara. Un'azienda del marmo evade 600.000 euro al fisco, imprenditore segnalato all'Agenzia delle Entrate. Salviamo i ponti di Carrara, iniziativa di Italia Nostra, sabato pomeriggio per salvaguardare il patrimonio. Il librante errante a Montereggio è in corso il restauro del monumento grazie alle donazioni. Buonasera dal telegiornale di Antenna 3, per noi oggi 39 candeline da spengere. Era il 21 marzo 1980 quando iniziarono le trasmissioni di Antenna 3 e da allora continuiamo a tenervi compagnia con i nostri programmi. Abbiamo ancora strada da percorrere e progetti da realizzare. Restate con noi, auguri a tutti voi che ci seguite con tanta affetto e stima. Ed ora apriamo l'edizione del telegiornale, inaugurata questa mattina la stele con la poesia di Bellugi nel Parco dei Quercioli, scelto per essere il parco della cultura dialettale con marmi e poesie di altri autori. Tante persone presenti all'evento, nessun manifestante. E il sindaco Perziani lancia l'appello, spero che l'Ampi partecipa alle celebrazioni del 10 aprile. Tutti i particolari in questo primo servizio di apertura. Parla del territorio, della città, dell'essere massesi. Primavera de Massa, poesia in dialetto di Ubaldo Bellugi, è stata scelta per questi motivi e tra le polemiche degli ultimi mesi che hanno accompagnato questo evento, il marmo con incisa l'opera è stato inaugurato questa mattina dal sindaco di Massa, Francesco Persiani, e da Franco Frediani, colui che ha proposto e portato avanti l'iniziativa. Presenti assessori, consiglieri comunali, sostenitori dell'amministrazione, i nipoti di Bellugi, Guglielmo e Anita. La zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine, ma non si è presentato nessun manifestante. Il Parco dei Quercioli è stato scelto perché la sua abitazione era qua di fronte, ha detto Frediani, e quel parco è destinato ad ospitare altri monoliti di poeti dialettali massesi. È giusto, perché non c'è ad oggi a Massa un parco che possa racchiudere tutta quella che è l'espressione poetica del dialettale massese, che quindi esprime la nostra tradizione. Questo diventerà il parco dedicato proprio alla poesia dialettale massese. Vedremo di collocare altre lapidi di poeti massesi, dialettali, che furono. Non è mancato l'accenno alle proteste della sinistra. C'è stata una strumentalizzazione indegna perché si è voluto dare colore alla cultura, ha detto Frediani, parlando anche di un sostegno mancato da parte di alcune associazioni culturali che inizialmente avevano espresso il proprio appoggio. Mi aspettavo un certo tipo di contestazione, ma nei limiti della decenza. Così invece non è stato. Ci vedo proprio tanta cattiveria, tanto odio, che secondo me era completamente fuori luogo. Fermo sulle sue posizioni il sindaco Persiani, nel ribadire che si tratta di un'iniziativa per la tradizione culturale massese. Non è un busto, non è un ricordo e non vogliamo negare i valori della resistenza, ha detto. Io invito tutti i cittadini massesi a recarsi in questo parco, non tanto perché è bello, non tanto perché siamo una bellissima zona di fronte al santuario dei Quercioli, ma perché potranno prendere atto con i loro occhi di cosa si tratta. Si tratta di una poesia. Poi chi l'ha firmata, chi è il poeta, diciamo, conta di meno, conta quello che è il contenuto in questi versi, che sono dei versi bellissimi che richiamano la nostra primavera, la nostra città, il nostro mondo, il nostro modo di essere. Quindi spero che le più o meno velate
promesse di andare a danneggiare o demolire questa lastra di marmo vengano in qualche modo dimenticate e si vada avanti. E spero il 10 aprile di poter festeggiare la liberazione di massa insieme anche all'ANPI. È un'emozione vedere incisi sul nostro marmo i versi del più importante poeta della città, aggiunto Fabio Cristiani, uno dei sostenitori dell'evento. Non si tratta di un poeta da niente, ha continuato, ma questi sono 20 versi divisi in quartine con assoluta precisione metrica, una poesia dedicata al territorio, al clima e a noi massesi. Quest'opera, ha detto ancora Cristiani, deve essere di tutti noi e renderci un'unica comunità. Poi la lettura di quei versi da parte di alcuni noti attori dialettali. I gentutti lì fermi, arciucchiti al suolo, come tante ciortele in Piazza Arancia. E questa sera alle 21.30 andrà in onda su Antenna 3 l'evento integrale dell'inaugurazione della Stele con la poesia Primavera de Massa. Ieri alla libreria Libri in Armonia Massa, Daniele Terzoni di LEFT, il laboratorio politico Massa Carrara, ha introdotto il dibattito L'onda nera, vecchie destre, prossime venture, un'occasione di approfondimento e di confronto sulla galassia della nuova destra che si è svolto alla vigilia dell'inaugurazione della stele dedicata alla poesia Primavera de Massa di Bellugi. E senza dimenticare che oggi è anche la giornata mondiale della poesia, Evandro Dell'Amico ha letto diverse poesie riguardanti il tema della libertà, perché sicuramente poesia è sinonimo di libertà. Si torna a parlare del comparto stazione, avviato il procedimento per la variante al piano regolatore e al piano attuativo. Previsti parcheggi, un albergo, due strade, uffici e attività commerciali. Il progetto di pianificazione sarà presentato martedì alla cittadinanza. Ascoltiamo. Centinaia di parcheggi, nuove strade, una migliore viabilità, un albergo e attività commerciali. È la nuova area della stazione di Massa, il vecchio programma integrato di intervento ripescato dei cassetti, come hanno rimarcato il sindaco Francesco Persiani e l'assessore Marco Guidi, rivisitato insieme ai tecnici Vinicio Ticciati e Lorenzo Tonarelli e per cui sono state avviate le procedure previste dalla normativa. Il primissimo procedimento risale agli anni 2000 e questo è l'atto finale di un percorso estremamente lungo e rielaborato dalle varie amministrazioni. Ripercorso Ticciati, dirigente del settore pianificazione. Lo scorso dicembre la Giunta ha deciso di revisionare la progettazione e avviare un nuovo procedimento di variante all'attuale piano regolatore. Sarà il coinvolgimento dei privati, sarà il coinvolgimento anche di quelle che sono le proprietà di RFI, quindi delle ex Ferrovie dello Stato. È un insieme di soggetti, per questo ha avuto una sua, diciamo, progetto di pianificazione iniziale con una conferenza di servizi e lo chiamiamo piano integrato, proprio perché va a coinvolgere più componenti di questo, del nostro territorio, e chiaramente riguarderà anche lavori pubblici, quindi piazza, viabilità. Un percorso che vedrà la partecipazione dei cittadini, che vedrà un percorso, anche se speriamo di tenerlo nei tempi più brevi possibile, però articolato in modo tale che questo nuovo piano integrato della stazione, che abbiamo in qualche modo tirato fuori da cassetti, abbiamo rimesso in movimento da subito e quindi oggi possiamo già dire di essere al via di questo percorso, una zona che da tanti anni si sta parlando di riqualificare, di far ripartire, noi oggi siamo ai banchi di partenza per poter dire che questo percorso lo vogliamo portare a termine nel più breve tempo possibile. Il piano vede accordi con RFI e altri soggetti privati che rendono possibile la realizzazione degli interventi tramite la compensazione perequativa. Il progetto di pianificazione prevede 13.000 metri quadrati di superficie edificabile tra residenziale, commerciale, turistico, ricettivo, direzionale, servizi e attrezzature di interesse pubblico. Oltre 12.000 metri quadrati di verde, 5.600 di viabilità e 9.000 di parcheggi, vale a dire circa 400 nuovi posti auto. In totale più di 6 milioni di opere pubbliche saranno costruite con gli oneri di urbanizzazione. Saranno create due strade, un collegamento tra via Rinchiostra e la piazza e il prolungamento di via Minuto, che andrà a innestarsi con la prevista rotatoria di via del Papino. Nell'area di RFI sono stati pensati uffici, mentre in un capannone in via Minuto saranno inseriti un punto informazioni turistico o il deposito di bike sharing, considerando anche la pista ciclabile. C'è poi l'idea di un albergo con 50 camere, ferrovie, creerà una galleria commerciale. Non mancheranno gli spazi verdi. Da non dimenticare poi che l'area
sarà anche oggetto del bando delle periferie. Da subito abbiamo chiesto di riprendere in mano il piano di cui si sente parlare da anni, rispondiamo alle segnalazioni avute in campagna elettorale e attuiamo le promesse fatte, aggiunto l'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi, confermiamo di essere l'amministrazione del fare. Martedì 26 alle 17 nella sala consigliare del Comune di Massa, amministratori e tecnici illustreranno il progetto di pianificazione del comparto stazioni alla cittadinanza. Entro metà aprile si concluderà il procedimento di valutazione ambientale strategica ed è già stata trasmessa la comunicazione ai comuni confinanti e alle associazioni di categoria. Dopo le eventuali modifiche il progetto sarà inviato in Regione, poi andrà in Consiglio Comunale per l'adozione. Ci saranno 60 giorni di tempo per le osservazioni prima della definitiva approvazione. Per il PD Massa è provincia di Cascina. Il Partito Democratico Apuano non crede ai motivi personali che hanno costretto il sindaco Persiani a ritirare le deleghe a Guido Mottini ed Eleonora Lama. Sarebbe stato più onesto ammettere che abbiamo un prosindaco a Cascina che come leader regionale della Lega decide le sorti anche di Massa. Attacca Luca Pirinelli, segretario del PD. Ci chiediamo come sia possibile parlare di motivi personali, continua, e sfuggire a un qualsiasi messa in discussione politica quando due uomini che ricoprivano ruoli importanti smascherano l'incapacità e la nulla facenza della Giunta. E a differenza di altre forze politiche, non prende le difese dei due ex assessori Mottini e Lama, Rifondazione Comunista. Il partito ricorda come anche loro abbiano influito nella chiusura del progetto SPRAR, interventi in spiaggia contro gli abusivi, iniziative culturali con case editrici in mano ad esponenti dell'estrema destra lombarda. La Lega per Rifondazione Comunista non è più nelle condizioni di garantire sostegno affidabile all'azione amministrativa, visto che uno dei suoi rappresentanti storici, conclude, è stato cacciato nel silenzio della Giunta e dei consiglieri di maggioranza. La Corte di Giustizia Europea ha giudicato regolare la partecipazione di Autolinee Toscane alla gara per il trasporto pubblico. Confermata la correttezza dell'operato della Regione, commenta l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. Vediamo. Qualche mese di attesa per sapere con certezza chi avrà ragione e dovrà gestire il servizio TPL della Toscana per i prossimi 10 anni. Un auspicio peraltro contenuto nella recente mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana senza voti contrari, che ha invitato la Giunta ad attendere la pronuncia del giudice amministrativo per aggiudicazione della gara unica per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. La gara, voluta per razionalizzare e ottimizzare il servizio, ha un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro, cui si aggiungono 190 milioni destinati all'acquisto di nuovi mezzi e il ricavato della vendita di biglietti e abbonamenti. A noi sta a cuore l'interesse degli utenti del trasporto pubblico e dei lavoratori del settore, ha dichiarato l'assessore regionale trasporti Vincenzo Ceccarelli, commentando la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha giudicato regolare la partecipazione di Autolinee Toscane alla gara. Per questo prendiamo atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea, che conferma la correttezza dell'operato della Regione Toscana in relazione alla gara unica indetta per individuare il gestore del trasporto pubblico su gomma. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi dal Consiglio di Stato italiano, cui aveva fatto un duplice ricorso la società Mobit, l'altro concorrente della gara. A seguito del secondo ricorso nel 2016, il TAR aveva annullato l'aggiudicazione, stabilendo l'impossibilità di subentro anche per Mobit, di qui l'appello delle due società al Consiglio di Stato. Non è saggio assegnare la gara per il TPL della Toscana senza attendere le decisioni del Consiglio di Stato, ha aggiunto la Presidente di Confcooperative Toscana, Claudia Fiaschi. Destano preoccupazione le dichiarazioni dei vertici della Regione Toscana, che hanno annunciato l'intenzione di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio immediatamente dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea. La politica ha svolto al meglio il suo ruolo quando la gara unica è stata costituita, creando le condizioni perché si avessero due offerte estremamente vantaggiose per i cittadini e i lavoratori. Ora saranno gli uffici giuridici e quelli tecnici a portare avanti la procedura, leggendo attentamente la sentenza, nel rispetto delle leggi vigenti e degli accordi e dei contratti liberamente sottoscritti da tutte le parti in causa.
Massima preoccupazione del Confartigianato Imprese Massa Carrara per la situazione in cui versa il paese di Colonnata. Mercoledì scorso, infatti, il guasto di una jeep all'interno della galleria del Tarnone ha infatti causato un blocco del traffico, costringendo persone e autotrasportatori a rimanere all'interno della galleria per un lungo tempo. Il protrarsi dell'isolamento del paese sta creando non solo disagi assurdi agli abitanti, ma sta mettendo in ginocchio molte attività produttive. Nella serata di martedì, gli uomini della squadra volante della Questura di Massa Carrara hanno arrestato a Montignoso, località Cinquale, un cittadino di origine nordafricana per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Dal controllo sono state rinvenute oltre 1000 euro in banconote di diverso taglio e anche 13 palline di cellophane contenenti cocaina. L'intervento è avvenuto nell'ambito dei controlli tesi a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, soprattutto nelle zone dove viene segnalata la presenza di soggetti dediti a tale reato e di persone che acquistano lo stupefacente per uso personale. Ha occultato 600.000 euro al fisco e 250.000 euro di IVA. Guardia di Finanza scopre un evasore totale nel settore lapidio. Vediamo. Niente dichiarazione dei redditi per 3 anni. Una ditta di Carrara operante nel commercio all'ingrosso di marmi e materiali da costruzione ha omesso di presentare la documentazione dei redditi dal 2015 al 2017, diventando quindi evasore totale. Inoltre, l'attività commerciale veniva esercitata sottraendosi agli obblighi di versamento dell'IVA. È stato appurato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Massa Carrara. Un controllo, scaturito da un'approfondita attività di intelligence incentrata sull'analisi del contesto locale delle banche dati in uso all'amministrazione finanziaria, attraverso controlli incrociati di fornitori e clienti e l'esame della documentazione extracontabile dell'azienda, i finanzieri della sezione tutela finanza pubblica sono riusciti a ricostruire il reale volume delle operazioni effettuate in nero, circa 600.000 euro in ricavi sottratti al fisco e un'evasione di IVA per oltre 250.000 euro. Altri 24.000 euro risultano di evasione dell'IRAP. L'imprenditore è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate per le previste misure cautelari a garanzia dei crediti erariali. Continua così l'impegno della Guardia di Finanza nello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria allo scopo di intervenire in presenza di fenomeni distorsivi della libera concorrenza. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma restate con noi per altre notizie tra poco. MB Garden è l'emozione di vivere la natura. La progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante e olivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra, un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci. Un'offerta selezionata, completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Brico Center, il tuo vicino di fare. È primavera, noi siamo pronti, e voi? Avete bisogno di un condizionatore? O forse di un mobile bagno? O magari di un box doccia? Non solo trovi tutto quello che ti serve, non solo te lo portiamo a casa, ma te lo montiamo anche. Vieni in negozio e chiedi a noi. Brico Center Massa, via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno.
Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa, con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. Sabato 23 è interrotta la viabilità in via Bassa Tambura all'altezza del ponte di Canevara nel comune di Massa. L'interruzione è necessaria per permettere a Gaia S.p.A. di riparare delle tubature. Dalle 13.30 alle 14.30 è consentito solamente il passaggio dei mezzi inferiori a 3 tonnellate e mezzo. Per il rifacimento della segnaletica nelle strade provinciali della zona industriale dei comuni di Massa e Carrara per circa 15.000 euro sono previsti restringimenti temporanei della carreggiata. Dal 25 al 30 marzo è interrotta la viabilità sulla strada provinciale 52 Rifontia del comune di Carrara dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18 per interventi di ripristino dei versanti. Sono esclusi dall'ordinanza gli scuolabus e i mezzi di trasporto pubblico. Conservare il Ponte Groppoli è l'obiettivo dell'amministrazione di Carrara, ribadito alla conferenza dei servizi per il progetto esecutivo per la sicurezza del Carrione. L'intervento, messo a punto dalla Regione, implica la rimozione di 4 attraversamenti che servono ad attività produttive, ma anche alla demolizione del Ponte Groppoli, struttura storica. L'amministrazione ha chiesto alla Regione di prendere tempo per valutare, nel rispetto delle norme della sicurezza idraulica, la possibilità di conservare il ponte nella sua integrità. Il Comune di Carrara ha chiesto inoltre di valutare l'opportunità di sopraelevare agli argini nella zona in cui sorge il ponte e di entrare in possesso dei manufatti in ferro su cui corrono vecchi binari della marmifera e che costituiscono 2 attraversamenti da rimuovere. Salviamo i ponti a Carrara, passeggiata con Italia Nostra per salvaguardare il patrimonio culturale della città. Appuntamento sabato pomeriggio alle 15.30 in piazza dell'Accademia. Vediamo. Considerato che i ponti storici di Carrara hanno un'età maggiore di 200 anni, non dovrebbero essere abbattuti perché, oltre a rappresentare la memoria storica e l'identità di un territorio, non sono loro la causa delle alluvioni. Così il gruppo Italia Nostra della sezione Massa Montignoso ha organizzato una passeggiata di protesta per sabato pomeriggio alle 15.30 con appuntamento in piazza dell'Accademia. Dunque è un'iniziativa, diciamo così, organizzata dalla sezione Apollonense di Carrara che vuole proteggere i ponti storici di Carrara. La sezione di Massa è stata chiamata dalla figlia del mitico dottor Piso, presidente dell'Apollonense, ieri l'altro, e appunto dicendo che dobbiamo intervenire anche noi come Italia Nostra. Io ho subito aderito perché la memoria storica di Carrara, i suoi ponti, deve essere assolutamente mantenuta integra. Sabato 23 alle ore 15.30 ci vediamo all'Accademia di Carrara per fare una passeggiata sui ponti. È una passeggiata dove i cittadini che amano Carrara e Massa e beni artistici, culturali, architettonici possono venire per dimostrare con la loro presenza che sono contrari all'abbattimento dei ponti. Secondo Italia Nostra della sezione Massa Montignoso, per realizzare una vera ed efficace messa in sicurezza dei territori e delle alluvioni bisogna intervenire rimuovendo e o mitigando le cause che generano le alluvioni e non con opere che ne contrastano gli effetti. L'alluvione ha cause diverse e realizzare e abbattere i ponti storici vuol dire cancellare la memoria storica di Carrara e fare un danno enorme. Non so, ma non si risolve il problema delle alluvioni, perché le alluvioni sono generate da altri fattori. Si va a intervenire sempre sugli effetti,
e mai sulle cause. Non solo, ma il grosso problema è che questi progetti sono progetti che sono contrari alla normativa, alle normative europee. Allora, vogliamo realizzare cose secondo le normative europee, secondo le leggi di uno Stato civile, o fare delle opere innaturali che creano soltanto danno e consumo di risorse economiche notevoli. Noi lavoriamo sempre nell'ambito della legalità e della correttezza. Vogliamo che le amministrazioni seguano l'esempio e siano rispettose delle leggi. Il corso di restauro de Il Librante Errante, monumento simbolo del paese di Montereggio, l'associazione Le Maestà di Montereggio presenta l'iniziativa resa possibile grazie alla donazione del 5 per 1000. Vediamo. L'associazione Le Maestà di Montereggio presenta una nuova iniziativa volta a recuperare uno dei manufatti simbolo del paese dei librai, il monumento al libraio errante, resa possibile grazie alla donazione del 5 per 1000 di tanti montereggini e non. L'idea non si limita soltanto al restauro, ma rientra in un più ampio e pluriennale progetto, in collaborazione con la locale Proloco del paese e l'Istituto Comprensivo Tifoni, volto alla ricostruzione di un'opera d'arte e alla valorizzazione della sua storia, delle sue vicende e del contesto che l'hanno resa e la rendono una straordinaria testimonianza della diffusione della cultura italiana, grazie all'instancabile impegno dei librai di una così piccola comunità come quella di Montereggio. Sin dal 2013 l'associazione è impegnata a sensibilizzare privati ed imprese per la tutela e la rivalizzazione del diffuso patrimonio storico-artistico del territorio, un'attività iniziata con il recupero delle numerose maestà e delle loro edicole e del relativo antico cammino delle maestà, proseguito con il ritrovamento di testimonianze della Grande Guerra e il restauro della prima fontana pubblica presente a Montereggio che permise, nel lontano 1903, di avere l'acqua nel paese. Nel 1953, invece, durante i lavori del secondo congresso, il libraio Lorenzo Rifreschi propose l'idea, accolta all'unanimità, di erigere a Montereggio un monumento dedicato ai librai. Il manufatto, realizzato in marmo bianco di Carrara da parte dello scultore Rossi, si rifà ad un'incisione della prima metà del Seicento, dell'artista Annibale Carracci, raffigurante un venditore ambulante con la gerla piena di libri. L'attività di ripristino verrà eseguita sotto il controllo enti sovrintendenza BAPSAI di Lucca e Massa Carrara, e sarà affidata ad una ditta specializzata. Le restauratrici utilizzeranno particolari tecniche che consentiranno di reintegrare le parti lacunose in modo che sia quasi impossibile distinguere la parte originale da quella restaurata. L'associazione ringrazia tanti mecenati che attraverso erogazioni liberali o il versamento del 5 per 1000 hanno permesso di tutelare e valorizzare questo patrimonio, che è un bene comune appartenente a tutti. Appuntamento dunque per il prossimo 20 luglio, dove il restauro ultimato verrà presentato ai paesani e al pubblico. Tutti a scuola con i calzini spaiati. È l'iniziativa messa in campo per la giornata internazionale della sindrome di Down nelle scuole dell'infanzia Collodi di Avenza, Marconi di Carrara e nelle primarie Carducci di Carrara, Paradiso e Giromini di Marina. Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti è stato lo slogan della campagna di sensibilizzazione che il personale scolastico e gli educatori di Apofarma hanno portato all'attenzione dei più piccoli. L'iniziativa dei calzini spaiati è stata un'occasione per portare l'attenzione sull'importanza dell'inclusività nonostante le differenze. Il Circolo PD di Massa Centro promuove una serie di incontri con l'obiettivo di offrire contenuti, criteri e ambiti di discussioni utili a rivitalizzare la vita democratica. Lunedì 25 alle 21 Norberto Riccardi parlerà di edilizia popolare, l'abitazione come diritto e strumenti di gestione urbanistica del territorio. Lunedì 1 aprile interverrà Silvia Marcuccetti sul sistema penale e lunedì 8 aprile Severino Meloni sul ciclo dei rifiuti. Lunedì 15 aprile Pierluigi Belle spiegherà la macchina comunale, mentre lunedì 29 aprile Claudia Giuliani parlerà di pari opportunità. Infine, lunedì 6 maggio, Rosanna Liggio su Lo Sport Palestra di Vita. Tutti sono in programma alle 21 nella sede di Via Cavour. Scopriamo insieme adesso che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare.
Previsioni per venerdì 22 marzo. Cielo prevalentemente sereno con un aumento delle temperature, i venti soffiano deboli e il mare poco mosso. Anche sabato tempo stabile soleggiato e temperature in ulteriore rialzo, i venti restano deboli e il mare quasi calmo. Bel tempo anche per i giorni a seguire, ma con un calo delle temperature, venti deboli, mare calmo. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.metapoane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Per questa sera è tutto, non ci sono altre notizie e vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto come sempre l'informazione di Antenna 3. Auguro una buona serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.